Alceo Pucci è quello che state guardando adesso. È quel che ha passato tutti i casini, i casotti, i tormenti ed è riuscito a realizzare qualcosa per lasciare gli altri. Questo è il suo punto. I miei materiali con cui faccio i lavori sono i materiali poveri. Dal legno grezzo, poi lo modello, lo taglio, qualsiasi legno, anche il legno, l'abete, il più scadente. Poi i ferri, il cemento, la sabbia, anche il bronzo, però il bronzo bisogna che lo porto dal fonditore. Perché ho imparato, lavorando, stando in mezzo alla gente, ho imparato tanti lavori, tanti mestieri. Poi il cervello umano, facendo, assorbe. E quello che magari vede, che magari l'altro lo scarta, diventa ricco per te. I materiali che gli altri hanno scartato, tu li fai diventare arte. Perché è col riciclo che si fa arte. L'arte è un riciclo. Noi ci ricicliamo sempre. Ferro, poi ci metto la rete, ci riempio di polistirolo, poi ci metto la malta, quella che usano i muratori, stucchi metallici. Ho dovuto fare da ragazzino anche quando abbiamo sistemato un camion, il carrozziere, e lì ho imparato cosa vuol dire stucco metallico, che poi lo utilizzo adesso in determinati modi, che ci faccio le sculture. Io ho fatto così per far vedere che anche il cemento è nata essa tu squadret. Si può modellare. Resistente, non fa un crepo. L'ha visti architetti, ingegneri, dice, ma come fate? Non c'è un crepo. L'ho fatto con il cuore, l'ho fatto come adesso, fate il lavoro. No che quando casca i ponti. Perché avete fatto i ponti di cemento armato e casne, vuol dire che non avete fatto festa al cuore, sta roba. Invece questo qui, oltre a essere, come vi dicevo, c'è anche quel pezzo di storia che io ho vissuto, la mia vita, la vita degli altri, di quei che si fermavano nel Mandem, delle discussioni che sono cominciate. Dell'arte che quincetta, fede scura, ma la gente, comune. Io adesso riscoprendo, guardando i miei lavori, mi ritorna in mente, ritorno sempre alla mia infanzia. La mia infanzia è trascorsa in campagna ed ero insieme a mia sorella e i due miei cugini, Marco e Gabriele. Eravamo a contatto con la natura tutta, cominciando dagli animali. Le galline, i polli, tutto era libero, non è che era dentro un pollaio. E noi eravamo come questi animali, liberi come loro. Aiutavo i miei genitori e lo zio ad arare i campi con i buoi e l'aratro. E quando si faceva il solco, la terra si rovesciava, si ribaltava. Quella terra umida, quando poi il babbo, lo zio e le mucche si fermavano un po' a riposarsi, io modellavo questa zolla appena impastata. Io a 17 anni ho deciso di andare a Venezia, partire per la scuola d'arte di Venezia. A Venezia abbiamo fondato insieme a Salvatore Mengaldo, Ildebrando Zatterin e Roberto Corussi, un gruppo denominato Arte Libera Umana. Il nostro scopo era quello di non mercificare l'arte, ma fare veramente arte.
devi toccare il cuore, non devi toccare il portafoglio, il Bocca e Barolo. Ecco, tutto lì era. No, questo era il nostro intento. L'opera d'arte non sarà mai distrutta, perché fa parte dell'interiorità dell'uomo e anche se viene bombardata, si ricostruirà, si dovrà sempre ricostruire. Perciò sarà sempre l'emozione delle persone, rappresenta tutto quello che la gente pubblicamente ha avuto da queste cose qui, dall'arte. Le mie idee nascono magari camminando, osservando. In quel posto ci starebbe bene questo, che so io, questa mano, questa figura. Per me la mano è stata il primo studio che ho fatto nella vita proprio. Nella vita, che quando disegnavo, quando ho cominciato i primi disegni, che poi col tempo dalla mano sono passato il corpo, e il corpo non è quel corpo perfetto, iperrealista che si vede, è un corpo trasformato, allungato. L'arte è quello, allungare, abbassare, non è quella. E poi, quando tu con la mano riesci ad entrare nel cuore della gente, questo è l'importante, la mano, per me. Comunque le cose nascono camminando, passando, guardando, ci può star bene una cosa, ci può star bene una cosa, come nel mio pulmino, quelle figure. Io qui ci starebbe bene queste mani che si aggrappano, queste figure che sta sdraiata al posto del parafango. L'arte è pubblica perché rappresenta tutta l'umanità. L'artista, lui, è quello che prende, è il parafulmine di tutti e poi realizza quello che di tutti gli altri che non possono saper fare, perché non è da tutti saper fare queste cose qui. Magari la pensano ma non sanno realizzare dopo. L'arte deve essere gratuita perché come io ho ricevuto questo dono, che è un dono, quello che sa chi è che fa arte, è un dono che deve mettere a disposizione dell'umanità. L'arte è veramente libertà. Libertà, sogno, fantasia per poter vivere in un mondo migliore, più bello. Ecco perché l'arte è utopia. Però se noi non realizzeremo l'utopia, non realizzeremo niente di noi. Pochi sono i lavori che io ho cominciato e finito. Guarda, questo mi fa sentire anche a me qualcosa di come mai sono fatto così, io sono fatto così. Parto, poi vado avanti un pezzo, basta, mi passa l'idea, fago un'altra roba perché mi è saltato un'altra roba che devo fare, no? E la lascio lì.
E vorrei riuscire a finirla, ma non so se riesco, perché gli anni passano e non so mica eterno io. Ecco perché io, come vi dicevo, morirò e non avrò. Ai posteri, faranno gli altri, però non so se gli altri sapranno fare quello che avevo in testa io. Guarda, questa la sento veramente, guarda, te dico, io da arrivare su sul tetto, là già ho l'idea, c'ho tutto, te penso a queste figure che si rampicano dopo lì, su, fino arriviamo là su, poi a un certo punto è andata a chiesta il pannello solare, fotovoltaico, e poi wow, viene fuori con una luce enorme, di giorno prendono la luce del sole e poi la notte ti dà la luce, pensa. Chi riesce a finire queste robe? Ma ci vuole il tempo materialmente. Non, come posso io fare, pensarla e farla? È una roba...